Comando Supremo, 4 novembre 1918, ore 12, bollettino di guerra numero 1268. La guerra contro l'Austria-Ungheria che, sotto l'alta guida di Sua Maestà il Re, Duce Supremo, l'esercito italiano, inferiore per numero di mezzi, iniziò il 24 maggio 1915 e con fede incrollabile e tenace valore condusse ininterrotta ed esprissima per 41 mesi, è vinta. La gigantesca battaglia ingaggiata il 24 dello scorso ottobre e alla quale prendevano parte 51 divisioni italiane, 3 britanniche, 2 francesi, 1 cecoslovacca ed un reggimento americano contro 73 divisioni austro-ungariche, è finita. La fulminea e arditissima avanzata del 29° Corpo d'Armata su Trento, sbarrando le vie della ritirata alle armate nemiche del Trentino, travolte ad occidente dalle truppe della 7ª Armata e a oriente da quelle della 1ª, 6ª e 4ª, ha determinato ieri lo sfacelo totale della fronte avversaria. Dal Brenta al Torre, l'irresistibile slancio della 12ª, dell'8ª, della 10ª Armata e dalle divisioni di cavalleria che caccia sempre più indietro il nemico fuggente. Nella pianura, Sua Altezza Reale, il Duca d'Aosta, avanza rapidamente alla testa della sua invitta armata, anelante di ritornare sulle posizioni da essa già vittoriosamente conquistate che mai aveva perduto. L'esercito austro-ungarico è annientato. Esso ha subito perdite gravissime nell'accanita resistenza dei primi giorni e nell'inseguimento ha perduto quantità ingentissime di materiale di ogni sorta e pressoché per intero i suoi magazzini e i depositi. Ha lasciato finora nelle nostre mani circa 300.000 prigionieri con interi stati maggiori e non meno di 5.000 cannoni. I resti di quello che fu uno dei più potenti eserciti del mondo risalgono in disordine e senza speranza le valli che avevano disceso con orgogliosa sicurezza. Che significato ha questo elmetto che tieni tra le mani? Questo è l'elmetto appartenuto a mio nonno che ha combattuto la prima guerra nel Pasubio e dopo anche la seconda e ha ottenuto la medaglia d'oro di Cavaliere di Vittorio Veneto e per me questo ha un significato enorme. È la prima volta che lo tiro fuori dalla mia abitazione, non l'ho mai né indossato prima d'ora né portato fuori casa perché mio nonno era molto discreto e tutti i suoi cimeli li teneva con una riservatezza incredibile. Perché? Lui parlava spesso della guerra, io ero piccolo quando mi ha lasciato, però ne parlava con una discrezione, con un rispetto che era chiaramente di altri tempi. Oggi è difficile comprenderlo, però anche per me oggi è una grossa emozione. Ecco, ma come si fa a trasferire questa emozione alle nuove generazioni, insomma, a chi comunque visiterà questa mostra? Quali sono le parole giuste secondo te per dire che la guerra ovviamente è sbagliata ma che chi ha pagato per noi, per la nostra libertà è giusto che venga ricordato? Secondo me la memoria, siamo qua per salvare la memoria come il nome della nostra associazione che recentemente abbiamo fondato per far sì che
Tutto quello che vedete qua è frutto di oltre 25 anni di sacrifici, di passione e di dedizione per riuscire a mantenere il più intatto possibile qualunque ricordo affinché questo possa essere visibile anche quando poi noi non ci saremo più, per poter lasciare questo messaggio che per me è fondamentale, è la nostra storia e dovremo esserne fieri. Chi attraversa questa zona, questa galleria della Casa dell'Energia, che, diciamo, che viaggio compie? Beh, un viaggio attraverso le trincee, sostanzialmente la vita militare è stato questo, sono stati dal 15 appunto al 18 tre anni di sacrifici, patimenti subiti da questi soldati che ignoravano del resto anche perché combattevano, perché a volte erano purtroppo persone prese dalla terra, da piccoli artigiani che partivano e ignoravano veramente quello che fosse stata questa guerra, insomma, che doveva essere una guerra che doveva finire in poche settimane e invece si è trasformata in un eccidio. L'associazione Il Baluardo assieme a Save the Memory ha organizzato questa mostra. Intanto, insomma, perché questa iniziativa? Possiamo spiegarla anche ai tanti aretini che speriamo verranno a vederla? Sì, ci sembrava un giusto tributo a 100 anni esatti dalla fine della Prima Guerra Mondiale, ricordare il sacrificio di tanti anche aretini, perché bisogna ricordarsi che nonostante la Prima Guerra sia stata lontana geograficamente, sono tanti gli aretini caduti sia al fronte che altrove, e soprattutto per ricordare una pagina della nostra storia che hanno quasi tutti dimenticato, ovvero l'ospitalità che la città di Arezzo ha dato ai profughi della città di Sappada. Sappadini sono rimasti fino a metà del 1919 qui ad Arezzo. Una volta finita la loro profuganza sono tornati nel comune liberato, e di questa cosa purtroppo se n'era persa la memoria. Dall'anno scorso esiste un gemellaggio formale tra Arezzo e Sappada, e ci sembrava doveroso, insomma, in un momento come questo, a 100 anni esatti dalla loro ripartenza, ricordarli. Questa disponibilità della Casa dell'Energia ad ospitare questa mostra durerà un mese, ma quali saranno le modalità per poter avere accesso a questo che è un vero e proprio viaggio nella memoria? Sì, come avete potuto vedere, entrare dentro Casa dell'Energia adesso è un po' entrare nella Prima Guerra Mondiale, come si sono svolti i combattimenti, è spiegato appunto anche la famosa questione del Piave, che tra l'altro è centrale, diciamo, nel primo conflitto. Come dire, io devo ringraziare, prima di risponderti a questa domanda, che poi tra l'altro è connessa la cosa, devo ringraziare l'associazione Il Baluardo, Save the Memory, che hanno messo a disposizione tutti questi cimeli della Prima Guerra Mondiale, sia austriaci che italiani, quindi c'è una compenetrazione di due collezioni importantissime che dà al fruitore e al cittadino veramente un palcoscenico completo del primo conflitto. Io credo, noi dobbiamo ancora farli gli orari, quindi mi hai colto un po' impreparato, comunque sarà usufruibile tutti i pomeriggi dalle 15 alle 19 e per le scuole nella fase ovviamente mattutina, quindi ci mettiamo d'accordo con gli istituti scolastici e poi lo facciamo vedere a tutti, insomma. Perché secondo te proprio i giovani dovrebbero, ecco, visitare questa mostra in questo mese alla Casa dell'Energia? Io credo che sia importante perché i ragazzi che sono andati al fronte erano tutti ragazzi di 18 anni. Quindi secondo me chiamare le classi, i licei, le classi secondarie, farle venire qui e dargli anche una bella scossa per fargli capire che veramente alcuni di loro per proteggere la patria persero la vita. Quindi le tematiche sono molto pregnanti e molto importanti. È importante che in un sistema educativo sia anche fatto vedere lo scempio della guerra e quello che, insomma, ha portato tutte le conseguenze.
questo è il Pugnale degli Arditi, che era un reparto d'eccellenza che è nato appunto nella prima guerra mondiale, si chiamava Compagnia Baseggio, prendeva il nome dal suo comandante, e venivano impegnati fondamentalmente in tutte le azioni che venivano definite impossibili o che perlomeno si pensava potessero fare soltanto loro. È stato il primo reparto, la prima truppa d'élite del nostro esercito. Perché mettere le due bacheche dei soldati austriaci e quelli italiani accanto? Volevamo far vedere esattamente come si sono fronteggiati, era interessante anche capire la forza schierata sul campo, cercavamo di creare appunto questo confronto storico con le armi che hanno usato i singoli eserciti schierati. Giuseppe Sorbini. Ecco, c'è una frase che forse rappresenta tutto questo, e il Piave mormorò. Possiamo provare a spiegarla in pochi minuti di televisione? Beh, il Piave è stata la linea più a sud oltre la quale l'esercito italiano, gli stati maggiori italiani si erano ripromessi di non far scendere l'esercito in ritirata dopo la rotta di Caporetto, cioè fu l'ultimo baluardo. E quindi sulla leggenda del Piave si è poi innestata questa canzone bellissima che da allora è per noi il simbolo della tenuta della nazione. Che cosa si vuole comunicare, soprattutto alle nuove generazioni, con una iniziativa di questo tipo? Abbiamo la necessità di tramandare questi valori, ma anche di tramandare la storia, che sì, è vero, è insegnata nelle scuole, ma non è molto ben sentita. Ora il 100° anniversario della fine della guerra per noi grandi ha un significato particolare, cioè la fine della grande guerra d'Europa, che pochi sanno che cosa è effettivamente stata. Ce n'è oltretutto una percezione molto diversa tra l'Italia centrale, l'Italia meridionale
e la zona subalpina dove materialmente si è svolta la guerra, e quindi è nostro preciso compito far sì che questa tradizione legata alla guerra, ma legata all'unità nazionale in sostanza, si perpetui e passi da chi è più grande ai più giovani. Per questo abbiamo fatto di tutto per coinvolgere anche le scuole nelle varie manifestazioni che sono state fatte. E c'è anche una manifestazione che lega Arezzo a Sappada, il gemellaggio, per onorare il quale ragazzi delle medie di Arezzo e ragazzi delle medie di Sappada scriveranno dei temi relativi gli uni alla profuganza e gli altri all'accoglienza. E poi ci sarà uno scambio, i ragazzi nostri andranno una settimana su, i ragazzi loro verranno una settimana qua. E vediamo di, come si dice, scozzare le carte per far sì che questo ricordo si consolidi nella coscienza e nelle memorie dei ragazzi. Che cosa si ricorda di questi racconti che insomma gli faceva questo vicino di casa quando lei era una bimba? Sì, era una bambina, ci raccontava che dormivano nelle caverne tutte di neve, nel ghiaccio, e mangiare poco, tutto liquido. Poi morivano non tanto delle bombe, anche delle bombe, ma dice delle malattie, perché i cefidocchi li portavano via. Dice gli camminavano in viso dappertutto. Poi quando portavano sui cannoni, con questi sciuchi, gli asini insomma, con gli asini, dice andare su e in alto, inciampavano e cadevano questi asini, e su andava giù asino e cannone. E loro, poi i ragazzi, dovevano prenderlo a mano e portarlo su, spingerlo su in alto a 2000 metri. E ci raccontava che attraversavano il Piave, tutto rosso. Come si faceva rosso? Perché morti, c'era morti, si pestavano, dice. Tutto sangue, l'acqua diventava rossa. Io, madonna, la mia nonna diceva, basta Giacco, si chiamava Giacco, tu impaurisci questi ragazzini. Insomma, sembrano veramente delle storie da altri tempi, è passato un secolo da questa guerra. Ecco, ma oggi secondo lei questi ricordi come vengono, diciamo, vissuti o inglobati insomma, dai giovani, dalle nuove generazioni? Ma non so, io l'ho raccontata anche a miei figlioli queste cose. Però dice, mamma, sarà vero? Sì, dico, a me me l'ha raccontato, 5 anni di guerra ha fatto questo poromo. Poi tornò a casa, lo mandarono 2 anni, non so dove, me lo ricordo, via fuori Italia. Sì, quando tornò era così curvo. Poro Giacco, era tanto buono questo. Viene ricordata la fine, insomma, della Grande Guerra, ma soprattutto vengono ricordati 2 eroi arettini, 2 famiglie che insomma, hanno dato il loro tributo, insomma, a questa guerra. Esatto, oggi è anche un ricordo per Giuseppe Mancini e Tommaso Caporali. Tra l'altro ne approfitto per ringraziare la famiglia Caporali che ha portato alla mostra, e lo terrà in esposizione per tutto il mese, dei cimeli, ricordando appunto uno degli eroi arettini. Colgo anche l'occasione per ringraziare tutti coloro che si sono spesi per questo evento, perché è curato nei minimi dettagli ed è un lustro per questa città, perché credo che un evento così sia quello più articolato e duraturo in tutto il territorio nazionale. Nel senso, non ho sentito altri eventi di questa portata, per cui ringrazio veramente gli organizzatori, e anche un ringraziamento doveroso, perché non c'è solamente il patrocinio del Comune d'Arezzo, ma c'è stata anche una collaborazione fattiva, e per questo ringrazio gli uffici delle politiche giovanili che hanno accompagnato tutte le associazioni che si è adoperato per arrivare a questo risultato.